Quello sarà l'armaiolo. Chi ti ha mandato a cercare questa persona? Daisy Fitzroy. A seconda di chi parla, o è una grandissima eroina o la peggiore dei furfanti. Se ci fa avere il dirigibile, potrebbe essere anche la regina d'Olanda. La verità è che non ho molto tempo per tutte quelle stupidaggini sulla profezia. Vi dico che la fede è solo una merce e il vecchio Comstock sa come produrre. Ma come ogni commerciante è costretto a scambiare il suo prodotto per i beni terreni. Non si può costruire una stalla con le canzoni. No, signore, servono del legno di fink, un martello di fink e una mano di fink che lo impugni. Ha bisogno di me, a meno che non voglia sporcare le sue di mani. Benvenuti all'ufficio assunzioni delle industrie Fink. Non ci serve aiuto. Sentito? Niente aiuto. Come faremo a entrare a Finkton? Illegalmente. Cerchiamo un'altra entrata. Tutto fatto. Laggiù c'è un ascensore di servizio. Dovrebbe portarci a Finkton. E farci ammazzare per giunta. Vieni fuori dove posso vederti. La mia mira è buona! Mi serve più tempo! Il signore giudica! Io faccio! Continuate a sparare!
L'armaiolo Chen Lin, ricercato per i suoi legami con la criminale Daisy Fitzroy. Pare che il nostro uomo si sia fatto notare. Non è un bene, vero? No. Chiusa. Elizabeth! Fatto. Ho trovato dei soldi, li vuoi? Ok. Vuoi usare un po' la tua abilità di scassinatrice? Ci vorrà solo un minuto. È fatta. L'armadietto di Slate. Deve aver lavorato qui. Il diario di mia madre. Perché ce l'aveva Slate? Mio marito sostiene che la bimba sia stata creata dal nulla, dalla volontà divina. Io sono credente, non stupida. La sua bastarda non crescerà sotto questo tetto. Mia madre. Lei mi ha rinchiuso nella torre. Elizabeth. Voglio solo andarmene da questa città. Per favore. Ho in mano il diario privato della moglie di Comstock. Sbugiarda questa assurdità della concezione miracolosa. Non amava la bambina. Pare che la santa Lady Comstock avrebbe preferito che il seme del profeta si asciugasse sulle lenzuola. Salve, mi chiamo Jeremiah Fink e voglio condividere con voi il mio credo personale. Qual è la creatura più ammirabile sulla terra di Dio? È l'ape. Avete mai visto un'ape in vacanza? Avete mai visto un'ape prendersi un giorno di malattia?
Beh, amici miei, la risposta è no. Così vi dico, siate api. Siate api! Sì? Signor DeWitt? Sì? Le passo il signor Fink. Che succede? DeWitt, parla Fink. Ascolti, ragazzo mio, l'abbiamo tenuta d'occhio e posso dire che al momento lei è un candidato ideale. Il mio collega, il signor Flambeau, l'aiuterà con ciò che le serve. Cosa cavolo era? Non ne ho idea. Sembrava stranamente felice di conoscerti. Beh, quell'uomo è presuntuoso. Signor DeWitt, benvenuto a Finkton. Troverà una serie di provviste che dovrebbero bastarle durante la visita. Grazie mille. Cosa vuole da noi il signor Fink? Mi scusi, signorina, ma l'interesse del signor Fink è solo per il signore. Ma perché? Mi dispiace, signorina, ma ogni domanda riguardante la valutazione del signore deve essere posta direttamente al signor Fink. Sembrano buone notizie. A me non sembrano buone notizie. Ci serve qualcuno. Che ne pensi? Andiamo dall'armaiolo o cerchiamo rifornimenti dall'orologiaio? La lamentela più comune che sento dai lavoratori è che sono infelici della loro sorte. Perché tormentarvi, mi chiedo? Un bovino non può diventare un leone. E perché dovrebbe volerlo? Chi vuole tutte quelle responsabilità e problemi? Fate il vostro lavoro, mangiate, andate a dormire. La semplicità è bellezza. Quel posto contiene un altro cifrario. Quindi dobbiamo trovare il libro del codice? Sì. Sembra che sia stato incluso tutto in Good Time Club. Forse lo troveremo là. Possiamo entrare ora.
Altri soldi? Grazie. Riesce ad aprirla? Non sono soddisfatte del loro posto qui all'Industria Fink. Ma io vi dico, ogni essere vivente ha un posto. I faraoni d'Egitto avrebbero potuto fare innalzare le loro piramidi se gli israeliti non avessero creato i... I capitani avrebbero viaggiato col treno se i cinesi non avessero posato le rotaie. Quindi vi dico... Ho urgente bisogno di parlare con questo cosiddetto falso pastore che sta causando così tanti guai. Abbiamo già abbastanza problemi senza questo idiota che gira sparando per la città, dando la colpa ai Vox. Però, se fosse amichevole, già, potrebbe essere l'uomo giusto per i nostri problemi immediati. Non ti nota nessuno. Poi credono che io abbia ucciso Lady Comstock e beh, ti notano tutti. Sono andata a Finton e mi sono nascosta in profondità. Più cercavano e più in profondità mi nascondevo. L'unica cosa su cui può contare una bambina di colore è di essere invisibile. Vuoi tenere tu? Ce l'ho. Sapete, non sono sordo. Sento cosa dice la gente. Perché, signor Fink, dobbiamo lavorare 16 ore?
Siamo franchi. Io non vorrei altro che usare il vostro giorno lavorativo. Il fatto è che non posso. Perché no? Vi chiederete. Posso rispondervi con una sola parola: moralità. Vedete, amici miei, la mano oziosa è uno strumento del diavolo. Togliete il lavoro dalla mano di un uomo e cosa vi andrà? Lo sento. Quello squarcio. Non ho mai sentito quella canzone. Quella canzone non l'avrà mai sentita nessuno. Nella nostra cittadina. No, signore! Eccolo qui, Booker. Chen Lin, armaiolo. Ho letto qualcosa. Quello è Gautama Buddha. Chi? Il fondatore del buddismo. Ha passato 49 giorni meditando sotto un fico finché ha raggiunto l'illuminazione. Qualcosa mi dice che a Comstock non piace che venga adorato qualcun altro oltre a lui. Ehi là! Salve! Signor Lin! Chen Lin! C'è nessuno? Cos'è successo qua? Hanno messo a soqquadro questo posto. Un certo polizia locale. Hai sentito? C'è qualcuno di sotto. Scusa, mi dispiace disturbarla, signora. Cerchiamo il signor Lin. Il signor Chen Lin? Booker. Signor Lin, non qui. Lui è andato. Andato? L'ho preso. Squadra volante. Prego, Gautama Buddha. Prego, ridanno marito. Ridanno a Mei Lin. Dove l'hanno portato? Club. Porta tutti a Good Time Club. Dov'è questo club? Signora, la prego, dov'è questo club? Lo troveremo. Lasciala in pace. Perché Vox Populi non aiuta Chen Lin? Perché Daisy Fitzroy non aiuta Chen Lin? Cos'è la squadra volante? Sbir, il tipo che pianta uno stivale sulla gola di Lin chiedendogli quanto conosce bene Daisy Fitzroy. Non è quella per cui lavoriamo. A dire il vero è proprio così. Bene, ora cerchiamo di capire dov'è questo Good Time Club.
permetterlo. Sai come comportarti in una rissa. Usa per quello che ho detto al Molo, dandoti il tuo fare. Sì? Non vedo come posso averti fatto cambiare idea. Tu mi hai protetta. È il mio lavoro. Eccolo là, DeWitt. Ora dobbiamo solo entrare e trovare... Ragazzo mio, sa, il colloquio migliore è quello in cui il candidato non sa di essere valutato. Ma io la tengo d'occhio fin dall'altro giorno alla lotteria. Lei è un bruto e in tempi come questi un bruto mi farebbe comodo. Sta crescendo il malcontento, DeWitt. La Fitzroy. Per bene. Giungla. Per uno come me. Sarebbe utile un vecchio uomo della Pinkerton come lei. Proviamo Chen Lin e andiamocene da qui. Via, via! Chiedo solo che finisca ciò che ha iniziato, DeWitt. Non vorrei deludere gli altri aspiranti. Il nostro primo candidato è un veterano di Pechino. Cos'è che dicono dei vecchi soldati? Francamente, scommetto su di lei. Anche se lui è un esperto di esplosivi. L'unico che conosco che non abbia perso un arto usandoli. Non ancora. Incendiario! Nel nome del profeta! Al cuore dell'inferno! Un giorno non ti nota nessuno. Poi credono che io abbia ucciso Lady Comstock. E beh, ti notano tutti. Sono andata a Finton. Mi sono nascosta in profondità. Più cercavano, più in profondità mi nascondevo. L'unica cosa su cui può contare una bambina di colore è di essere invisibile. Così! Questo giovane intraprendente è uno dei devoti di Lady Comstock. Ma
senza la vecchia. Non sanno più cosa fare. Questo l'ho assunto a una fiera del lavoro. Per un caso. Booker! Il mio sangue stavolta! Lavoro di qualità! Otteniamo risultati eccellenti! Grazie. Oh, 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 bello spettacolo! Terrò gli occhi aperti per altri. Congratulazioni, The Wizard! Quando mi è stato fatto il suo nome, non ero sicuro che fosse l'uomo giusto per questo lavoro. Ma ora posso dire senza dubbi di essermi proprio... Non mi interessa il tuo lavoro, Fink. Ora so tutto del suo lavoretto per la Fitzroy. Ma vuole davvero accettare la sua offerta invece della mia? Lo sa quante persone ucciderebbero per essere il capo della sicurezza, Fink? Lei è un osso duro da convincere, DeWitt. Un osso duro! Ma le prometto questo. Avrò ciò che voglio.
pensato che fossi uno stupido, caro fratello. Quando mi hai detto che sentivi musiche meravigliose uscire da buchi nell'aria, ho avuto dubbi sulla tua salute mentale. Ma non solo hai fatto fortuna con quei ninnoli, hai anche aperto la strada per me. Che sta succedendo? Allarmi! Ho trovato un po' di soldi. Prendi. Cella numero 9. Aiutami con questa serratura. Ok. Ho lavorato per gente come Fink. Davvero? Lavoravo per la Pinkerton. Ci chiamavano quando i lavoratori si agitavano. Per fare cosa? Dimostrare la follia dello sciopero. Per gettare gli attrezzi. Far male alla gente. Ti dirò una cosa. Alle volte c'è davvero bisogno di persone come la Fitzroy. Perché? A causa di gente come me. Ecco qua. Dici cosa sai della Fitzroy, dannato muso giallo? Sappiamo che ci senti. Vuoi dire qualcosa? O vuoi che portiamo qui la signora Lynn a farti compagnia? Ah, buttategli addosso dell'acqua gelata. Dobbiamo portarne altri 3 stanotte. Odore. Non ci sono bagni qua giù. Li trattano come animali. Trattare l'uomo nero più del bianco non è crudele? Vietare il mescolarsi delle razze non è crudele? Dare il voto all'uomo bianco e negarlo al giallo, al nero, al rosso non è crudele? Ma non è crudele esiliare i propri figli da un giardino perfetto? O annegare il proprio gregge sotto un oceano d'acqua. La crudeltà può essere istruita. Che ha fatto questa gente per meritarsi di stare in un posto simile? Fink non ha bisogno di un motivo. No, no, hai ragione. Tassare l'uomo nero più del bianco non è crudele? Vietare il mescolarsi delle razze non è crudele? Dare il voto all'uomo bianco e negarlo al giallo, al nero, al rosso, non è crudele? Ma non è crudele esiliare i propri figli da un giardino perfetto? O annegare il proprio gregge sotto un oceano d'acqua? La crudeltà può essere istruttiva. E cos'è Columbia se non la scuola del Signore?
È Slade. Sembra... Hai ragione. Non è stato un atto di pietà. Suppongo sia ciò che voleva. Ci vorrà solo un minuto. È fatta. C'è una serratura. Fammi vedere. È questo, non è vero? Già, numero 9. Pronto.